in preparazione. Il video trasmette ora su Facebook. Direi che ci siamo. Perfetto. Siamo in diretta, quindi buonasera a tutti. Grazie di essere nuovamente con noi nel nostro ormai appuntamento fisso del lunedì sera. Ormai siamo giunti con questa serata alla 127esima serata di Lodi Liberale, che ormai in defessa da più di un anno, perché il primo appuntamento che abbiamo fatto via Zoom è stato il 20 aprile dell'anno scorso, e da allora abbiamo fatto sempre un evento a settimana per cercare di contribuire nel nostro piccolo a diffondere il pensiero liberale sotto ogni aspetto, quello culturale, storico, filosofico, economico, di costume, scientifico, artistico e quant'altro. Credo che chi ci segue sa che cerchiamo di alternare le varie tematiche con un'unica costante, che è quella di coinvolgere sempre relatori di assoluto livello. E anche questa sera, come poi vedremo, siamo, credo, anzi non credo, sono riusciti, sono certo di essere riusciti a coinvolgere tre relatori di spessore notevole. Il libro, poi ci arriviamo, ma credo che sia importante capire perché, insomma, siamo arrivati a una serata di questo tipo. Intanto, ringrazio, come dire, i relatori per essere stati con noi, perché insomma, avere la possibilità di avere nella stessa serata il professor Massimo De Leonardis, che insegna trattati di politica internazionale all'Università Cattolica di Milano, il professor Eugenio Capozzi, che è l'unico dei tre che è già stato nostro ospite a presentare il suo precedente libro sul politicamente corretto, che insegna storia contemporanea all'Università di Studi di Napoli, suo sarà bene in casa, e consentiranno, ma insomma, il professor Marco Patricelli, storico di fama assolutamente internazionale, che per la prima volta abbiamo l'onore di avere, e vedo già dai commenti che ci sono nella chat, come dire, piuttosto seguito, e questo ci fa, non può che farci piacere. Noi abbiamo deciso molto tempo fa di trattare questo tema oggi, non appena ci siamo resi conto dell'uscita di questo bel libro che si chiama Le formazioni autonome nella resistenza italiana, che è stato curato da, io non ho problemi a definirlo, un amico di Lodi Liberale, che è Tommaso Piffer, un altro storico di vaglia, dire, giovane, e che per il momento, per alterne vicissitudini, non siamo ancora riusciti a coinvolgere direttamente come nostro relatore, ma diciamo che abbiamo coinvolto, come mi passerete l'espressione, consulente o persona con cui confrontarsi per cercare temi e relatori di livello. Professor De Leonardi, mi scusi se glielo dico mentre sto parlando, ma lei ha il dito su metà dello schermo, e quindi se riesce a spostarlo, se lo vediamo. Perfetto, così, grazie. Quindi stavo dicendo, il Tommaso Piffer, che ha avuto questa straordinaria idea di appunto mettere intorno a un tavolo virtuale molti autori, per la precisione 6, 9, 12, 13 autori che hanno deciso di trattare appunto questo tema vastissimo e poco noto. Quando si parla di 25 aprile, del motivo per cui noi abbiamo deciso di non derogare alla nostra regola del lunedì sera, ma essere il più vicino possibile al 25 aprile, quindi oggi che è il 26, perché? Perché quando si tratta il tema della resistenza, spesso, troppo spesso, viene trattato in maniera unilaterale, univoca e molto partigiana, nel senso deleterio del termine. Quando si parla di liberazione dal nazifascismo, indipendentemente dall'essere liberali come noi, ma chi ha, come dire, un'obiettività di giudizio, un minimo di conoscenza storica, sa che ci sono state tre gambe della liberazione dal nazifascismo. La prima è sicuramente quella come dire, della resistenza dei partigiani, ma i partigiani, o poi patrioti, perché lo vedremo, non tutti si definivano tali, tipo i rappresentanti della Brigata Maiella, ma poi c'è il professor Patricelli che ce lo descriverà meglio. Ma insomma, i partigiani che però non sono esclusivamente, anzi, stati solo i partigiani comunisti o socialisti, ma i socialisti di allora, cioè quelli che volevano, come dire, si differenziavano poco rispetto alla rivoluzione bolscevica o l'avvento di come dire, di un sovvertimento dell'ordine sociale. Ma il fronte partigiano era molto composito, era fatto da monarchici, era fatto da militari, era fatto da liberali. Noi personalmente siamo legatissimi a una figura di un grande
liberale, di un grande militare nel senso di azioni militari compiute durante la Resistenza, che era la medaglia d'oro al valor militare, Edgardo Sogno, grande liberale, come tutti i liberali, anticomunista e antifascista, che peraltro ha subito quella vergognosa onta delle accuse di colpo di Stato sul golpe bianco. Da parte all'epoca di Luciano Violante, da cui è stato poi assolutamente prosciolto. Una figura, un gigante della Resistenza, un gigante, non ho paura a dirlo, nel nostro paese del Novecento, e anche questo troppo spesso dimenticato. Noi ci abbiamo dedicato almeno 2 serate, presentando all'epoca un libro di Pietro Di Muccio che si chiamava proprio Il golpe bianco di Edgardo Sogno insieme a Francesco Perfetti, e poi questo dicembre. Abbiamo presentato la nuova edizione del libro intervista di Aldo Cazzullo, Il testamento di un anticomunista, appunto, che credo che sia stata l'ultima uscita di Edgardo Sogno, insieme insomma, a altri due, Giovanni Orsina e Gerardo Nicolosi, perché crediamo che diffondere e spiegare chi era questo gigante è importante. Nel libro c'è un capitolo almeno in cui viene trattato, e l'autrice è tra le persone che sta seguendo la serata, si chiama Rossella Pace, che saluto, e che ci ha esposto, e quindi sempre nell'ambito della prima gamba, un altro aspetto poco noto e che lei ha avuto, credo, l'esclusivo merito di porre in luce, che è quello del ruolo delle donne liberali nella Resistenza. Ha pubblicato un libro che si chiamava Partigiane Liberali, che abbiamo avuto l'onore di presentare anche a Lodi Liberale, insieme sempre al professor Giovanni Orsina, che cercava appunto di introdurre questo aspetto. Quindi sicuramente la prima gamba è la Resistenza, ma la Resistenza composita, non monocolore, non esclusivamente rossa, non esclusivamente comunista. Secondo aspetto che non viene ricordato, anzi io personalmente ogni anno lo faccio ringraziando e mi attiro le ire di chi probabilmente tende a sottovalutare questo aspetto, sono gli anglo-americani. Io spesso anzi, quasi mai vedo ricordare il contributo di militare, di eroismo, di sacrifici umani che di veramente tantissimi ragazzi giovani a cui dobbiamo quota parte della nostra libertà e che in buona parte del paese senza il loro, come dire, contributo militare reale difficilmente ci sarebbe stata la liberazione dal nazifascismo. E io, in questo tema della terza gamba, è probabilmente ancora meno conosciuta della seconda, ovvero riconosciuta della seconda, ma in questo caso anche conosciuta, che sono gli internati militari, perché sono state, diciamo, più di 600.000 persone che a un certo punto hanno deciso di non, come dire, di mantenere la fedeltà al re o per mille motivazioni, e hanno deciso in maniera coraggiosa di andare consapevolmente ad essere appunto internati nei campi di concentramento. L'abbiamo fatto in occasione, nell'imminenza della giornata della memoria, presentando il libro di Mario Magliano e di Palmieri, non mi ricordo mai il nome, gli internati militari nei lager nazisti. Credo che questo già dimostri quanto, secondo me, secondo noi, nella consapevolezza del dibattito pubblico, manchi una riflessione appunto del 160 gradi. Il libro si concentra principalmente sulla prima gamba, spiegandone l'articolazione in vari aspetti, e viene fuori, ad esempio, il ruolo dei cattolici nella Resistenza, dei cattolici sia nell'ambito delle gerarchie ecclesiastiche, quindi i vescovi, come ovviamente non dal punto di vista dell'intervento militare, ma dire, nel mancato riconoscimento della Repubblica Sociale, piuttosto che nella fornitura di aiuti, di supporto e di come dire, rifugio dato alle persone, e quindi un contributo fattivo e concreto. Stessa cosa fatta da preti, e quindi non le altre gerarchie ecclesiastiche, ma uomini appunto religiosi, e che alcuni dei quali poi hanno anche fatto i cappellani militari nelle formazioni partigiane, e poi ci sono appunto i cattolici che invece hanno preso le armi e sono intervenuti con una loro peculiarità, perché ovviamente erano quelli che spirito, per convinzioni personali, erano molto più rosi dal dubbio dell'utilizzo della violenza, soprattutto in determinati ambiti. E poi, scorrendo il libro, riscopriremo Rossella Pace, perché è una delle autrici
del volume, appunto, il ruolo ancora delle donne nel capitolo dai salotti alla lotta armata, e poi scopriremo figure poco note. Una ce ne parlerà il professor Capozzi, Alfredo Di Dio e la resistenza autonoma di Valdossola. Scopriremo la Brigata Maiella, di cui si è occupato il professor Patricelli, le Fiamme Verdi Bresciane, le formazioni autonome del Vicentino, le formazioni autonome di Enrico Martini Mauri, i pareti patriotti nella resistenza friulana, le formazioni Ausoppo Friuli, che quindi, ha una storia che va anche al di là della resistenza fine a se stessa, Renato Daldini, Giancarlo Marzona e Ferdinando Tacoli nella resistenza osovana, e quindi tutti nomi che ai più, al grande pubblico, credo di poter dire, dicano poco e nulla, a torto, perché invece sono protagonisti essenziali della vicenda resistenziale. E poi per chiudere un capitolo, insomma, un'associazione di liberali che come noi, che quando ha deciso di affrontare, come stiamo facendo quest'anno, la presentazione di classici del pensiero liberale, abbiamo deciso scientemente di cominciare dalla libertà e la legge di Bruno Leoni. Leggere il capitolo dedicato a Bruno Leoni e il suo ruolo nella resistenza autonoma e prigioniera di guerra alleati ci rafforza la convinzione di cui, come dire, eravamo già pienamente consapevoli dell'importanza dei liberali in generale, dei liberali di cultura, dei liberali organizzati, ma anche dei liberali singoli uomini che si sono messi al servizio della causa della liberazione dal nazifascismo. Questo per cercare di ricordarci sempre che la resistenza è importante festeggiare il 25 aprile. Io personalmente, come dire, tutti gli anni partecipo, ma perché è ovvio che è stato un momento, come dire, importante per restituire la libertà agli italiani. Ma bisogna essere assolutamente consapevoli, della ricchezza, della varietà e della non univocità del fenomeno resistenziale. Faccio un'ultima parentesi che non è toccata nel libro, mi svesto del ruolo di presidente di Lodi Liberale in cui ci sono questa sera e vesto proprio temporaneamente quello di vice sindaco del comune di Lodi, perché come amministrazione abbiamo presentato e abbiamo proposto una mostra sulla Brigata Ebraica, che è un'altra, come dire, esperienza poco nota, molto importante, perché qui stiamo parlando di ragazzi non italiani che sono venuti ad arruolarsi per contribuire a liberarci, e questo è un altro aspetto totalmente sconosciuto, che invece deve essere valorizzato. Chiudo la parentesi, rimetto la casacca di presidente di Lodi Liberale. Ringrazio davvero gli autori per aver accettato di venire con noi a discutere di questo tema, e cedo subito la parola volentierissimo al professor Massimo De Donatis. Grazie, sono molto lieto di essere stato invitato in questa occasione e vorrei iniziare subito specificando che se parliamo di resistenza partigiana, che è appunto solo uno degli aspetti della guerra di liberazione, il fatto che i comunisti non fossero maggioritari nella resistenza è implicitamente ammesso dai loro stessi massimi esponenti. Il commissario politico del Brigate Garibaldi, Pietro Secchia, che è un comunista duro e puro, scrive infatti in un suo volume: il numero dei garibaldini combattenti in Italia e all'estero, riconosciuti come tali dalle relative commissioni, sono stati più del 50% di tutti i partigiani riconosciuti. Ora, se un politico usa l'espressione più del 50%, vuol dire che supera di poco tale soglia. E forse Secchia comprende anche, ad esempio, la cosiddetta divisione Garibaldi, costituita in Jugoslavia dai resti delle divisioni taurinense e venezia dell'esercito. Se poi prendiamo lo storico ufficiale del Partito Comunista Italiano e comunista lui stesso, Paolo Spiano scrive: si sa che i partigiani italiani furono per circa metà dei loro effettivi di combattenti inquadrati nelle brigate d'assalto Garibaldi. Ora, da più del 50% si è scesi a circa metà. Non è chiaro se solo in Italia. Come però è noto e riconosciuto dagli stessi esponenti del Partito Comunista, non tutti i garibaldini erano comunisti, ed alcune brigate garibaldi non erano nemmeno collegate a tale partito, come ad esempio la Lunense. Aldo Gastaldi, nome di battaglia Bisagno, era un ufficiale del Genio, cattolico, pur comandando la divisione Cicchero, composta anche da comunisti.
Naturalmente altri autori ed altre fonti riconoscono ai garibaldini una percentuale ben minore, circa un terzo sul totale dei partigiani. Voglio prendere una fonte esterna, direi indipendente. Se prendiamo i dati della Number One Special Force, che era il ramo operante in Italia dello Special Operations Executive britannico, che era l'organismo appositamente creato per sostenere i movimenti di resistenza, appunto, secondo questo rapporto, il 1 aprile 1945 c'erano in Italia 89.492 partigiani, fa un po' sorridere questa precisione, dei quali il 35,25% garibaldini, il 27,75% definiti apolitici, cioè gli autonomi, l'11% di giustizia e libertà, cioè gli azionisti, il 14% di affiliazione ignota, il 10,5% legati alla Democrazia Cristiana, l'1,5% socialisti. Vorrei altre però precisare che questi calcoli hanno comunque un valore relativo, perché a differenza dei soldati regolari, per i partigiani non si possono avere cifre del tutto sicure, non c'erano ruolini precisi. Soprattutto è arduo avere dati precisi sulla durata e sul periodo di permanenza sul campo. Benissimo, uno ha ricevuto il famoso certificato Alexander, ma quanto è stato nella resistenza? Sappiamo che naturalmente intorno ai giorni della liberazione c'è stato un aumento incredibile di partigiani. Poi un'altra precisazione, che per un giovane che volesse unirsi alla guerriglia non sempre c'era nella sua zona la scelta tra formazioni di diverso colore politico. Non era un shopping center dove uno poteva scegliere il negozio dove andare, evidentemente. Per cui talvolta si doveva militare in un gruppo che non corrispondeva alle proprie convinzioni. Un'altra osservazione che sembra ovvia, ma che è quasi sempre ignorata, è spesso volutamente dimenticata: senza i rifornimenti anglo-americani di armi, munizioni, equipaggiamenti, denaro e viveri, la resistenza non avrebbe potuto esistere. Per assicurare questi rifornimenti occorrevano degli ufficiali di collegamento presso le formazioni partigiane, e quindi nel territorio libero vennero inviate missioni di collegamento e sabotaggio. Nei 18 mesi tra l'ottobre 1943 e l'aprile 1945, un totale di 300 militari italiani delle tre forze armate, 15 civili e 238 anglo-americani vennero inviati come ufficiali di collegamento presso i gruppi partigiani nel territorio occupato dai tedeschi. Fino al giugno 1944, gli ufficiali di collegamento furono solo italiani ed erano quasi tutti militari. Nell'Italia occupata vennero organizzati 498 campi per la ricezione dei materiali e 55 per quella di uomo. Gli angloamericani effettuarono un totale di 4.280 missioni aeree a sostegno della resistenza partigiana, delle quali solo circa 2.600, cioè il 61%, ebbero successo. La percentuale piuttosto alta di missioni fallite era dovuta al rigido controllo del territorio da parte dei tedeschi e dalla geografia delle regioni alpine, dove in molti casi il lancio di rifornimenti era possibile solo con la luna piena e il bel tempo. Quindi quando noi leggiamo pagine di partigiani che si lamentano che non ricevono aiuti e rifornimenti e accusano gli angloamericani di chissà quale machiavellismo, in realtà sono ragioni per lo più tecniche. Negli anni 50 e 60 del secolo scorso, autori di ispirazione comunista o comunque di sinistra, mi riferisco a Roberto Battaglia, Franco Catalano, Pietro Secchia, Filippo Frassati, sostennero la tesi che gli angloamericani nel fornire armi ed equipaggiamenti discriminassero tra le formazioni, favorendo i moderati e penalizzando i garibaldini. Questa valutazione è stata dimostrata totalmente infondata dagli studiosi che nei decenni successivi hanno potuto consultare gli archivi britannici ed americani, oltre a quelli italiani. Tra
questi studiosi, c'è Elena Agaros, c'è Tommaso Piffer e, se permettete, anche il sottoscritto, che su queste cose molto ha scritto. Prima dell'armistizio dell'8 settembre, britannici ed americani, senza peraltro riuscire a organizzare gruppi di resistenza, avevano stabilito da tempo contatti con esponenti azionisti e della sinistra non comunista. Umberto Calosso, Dino Gentili, Emilio Lussu, Ruggero Orlando, il famoso telecronista di 40 anni fa, forse anche più, Randolfo Pacciardi, Carlo Sforza, Paolo e Piero Prezzi. E ovviamente mancavano rapporti altrettanto stretti con esponenti militari o politici moderati, nessuno dei quali era stato disposto a diventare formalmente un traditore della sua parte, perché è chiaro che prima dell'armistizio chi collaborava con gli angloamericani era formalmente un traditore. Ci aveva provato, era disposto solo il generale Pesenti, Gustavo Pesenti, ma non finì nulla, comunque non è una bella storia. Quindi i primi rapporti tra la resistenza e gli inglesi furono monopolizzati da Parri, e da Ferruccio Parri, dal suo compagno di partito Alberto Damiano. Questa situazione irritava soprattutto i comunisti, che per controbilanciare la posizione di Parri sostennero la missione in Svizzera, presso i servizi segreti anglo-americani, del presidente de facto del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, l'indipendente e moderato Alfredo Pizzoni. Pizzoni fu in Svizzera dal 29 marzo al 5 aprile 1944 e insieme all'opera di Edgardo Sogno questo ebbe una enorme importanza nei rapporti con gli alleati, che erano stati fortemente irritati per certi atteggiamenti di Damiani. I due esponenti moderati, Pizzoni e Sogno, assunsero un ruolo di primo piano nei rapporti con gli alleati. Tuttavia gli inglesi mantennero forte stima e cooperazione con Parri e soprattutto con Leo Valiani, anche gli azionisti. E alcune vicende mostrano, specialmente al confine orientale, nella zona dell'Osoppo di Portsmouth, dimostrano che non furono usati particolari riguardi verso i moderati, dico, da parte degli angloamericani. Quindi io credo che sia assolutamente dimostrato che la stragrande maggioranza dei partigiani italiani voleva una democrazia di tipo occidentale. La presenza degli angloamericani, lungi dal tradire la resistenza, come qualcuno ha incautamente e stupidamente scritto, creò semplicemente le condizioni per gli italiani di esprimere liberamente la loro volontà, mentre invece in Europa orientale l'Armata Rossa impose il comunismo. Ora, tra i protagonisti liberali della resistenza c'è Edgardo Sogno, al quale è dedicato un saggio, ma io vorrei allargare un po' lo sguardo rispetto a quello che c'è scritto. Vorrei precisare che il volume nasce da un convegno che fu fatto a Udine, al quale anch'io ero stato relatore. Io stesso avevo scritto un saggio per questo volume, ma poi per varie vicende che non è necessario e opportuno raccontare, il mio saggio non è comparso, ma ne dico qualcosa qua. Allora, Edgardo Sogno, che io ho conosciuto personalmente, ovviamente non all'epoca della resistenza, non sono così vecchio, l'ho conosciuto quando si impegnò nella politica italiana a partire dagli anni 70. Edgardo Sogno raccontò una volta che, passeggiando a Parigi sul lungo Senna con il re in esilio Umberto II, capitò loro di trovare presso un buchinista, venditore di libri, una stampa di Giuseppe Garibaldi in uniforme di generale piemontese dei cacciatori delle Alpi, la guerra del 1850. Il sovrano acquistò la stampa, la firmò e la porse a Sogno dicendogli: ecco, questo sei tu. L'episodio coglieva bene un aspetto della personalità del personaggio, ma forse è più rivelatore quanto Sogno stesso disse a Pizzoni, presidente del Comitato di Liberazione Nazionale Alta d'Italia. Anche Pizzoni è un personaggio pressoché completamente dimenticato. Io fui il primo a vedere le carte Pizzoni quando ancora erano depositate presso la famiglia. Avevo avuto un contatto personale, quindi fui il primo a vederle e a utilizzarle.
Sogno disse a Pizzoni: la mia teoria è che lavoro per il CLR, per gli inglesi e per il comando italiano, ma che dipendo soltanto da me. Sogno, Conte Sogno, insignito di medaglia d'oro al valor militare per le sue imprese nella resistenza, di molte altre decorazioni, maggiore di Nizza Cavalleria, 3 lauree. Allora c'era, è curioso che sotto il fascismo si fosse più liberali di adesso. Oggi non ci si può iscrivere contemporaneamente a 2 corsi di laurea. Allora si poteva, per cui troviamo persone di quella generazione che hanno magari 2 o 3 lauree, che alcune le hanno prese contemporaneamente. Diplomatico di carriera, aveva vinto il concorso in diplomazia, uomo politico, giornalista, scrittore anche di romanzi, ne ha scritti 3. Disponiamo di diversi suoi scritti, a cominciare dal racconto della sua esperienza partigiana, Guerra senza bandiera, e abbiamo 2 biografie sostanzialmente, entrambe di giornalisti con la passione della storia. Il primo volume è la biografia di Luciano Garibaldi, carissimo amico. Il secondo, il libro intervista che fu risultato dei lunghi colloqui che Aldo Cazzullo ebbe con Sogno nei suoi ultimi mesi di vita. Siamo a cavallo tra il 1999 e il 2000. Ricordo i funerali di Edgardo Sogno che furono svolti con gli onori militari dovuti, ma il saluto fu fatto dal Duca d'Aosta. A livello di storiografia accademica, il nome di Sogno ricorre continuamente nelle opere di Piffer, di Renzo De Felice e anche di chi scrive. Dei rapporti tra Regno Unito e Resistenza Italiana, Sogno, nome di battaglia Franchi, fu il massimo protagonista insieme a Pizzoni, entrambi largamente dimenticati da quella che Renzo De Felice ha chiamato la vulgata resistenziale, la versione ufficiale che bisogna per forza credere. Sia Pizzoni che Sogno sono citati da Claudio Pavone nel volume che usa nel titolo l'espressione guerra civile, ma sono citati solo marginalmente. Ora, quel volume di Pavone suscitò il superficiale entusiasmo anche di ambienti neofascisti, appunto perché usava fin nel titolo l'espressione guerra civile. Ma il contenuto del volume, perché non basta leggere il titolo, bisogna leggere il volume, il contenuto del volume poco o nulla concede a una visione non orientata a sinistra. Uso un'espressione di Gian Enrico Ruscone, una visione non orientata a sinistra della resistenza. Per esempio, Galli della Loggia ha denunciato in quel volume la sorprendente totale assenza del problema del confine orientale e lo definisce opera guida della storiografia non neoconvenzionale. L'eccidio di Porzus è accennato per esempio en passant come episodio della guerra di classe. Guerra di classe. Più di mezzo secolo fa, Alessandro Galante Garrone, un altro dei custodi dell'ortodossia antifascista repubblicana, polemizzava con Sogno scrivendo sulla Stampa di Torino, cito, che sono intimamente estranee al moto di rinnovamento che fu l'impronta vera della resistenza, coloro che vi parteciparono solo per restituire all'Italia istituzioni libere sul modello occidentale. Così, per la sua colpa di non essere comunista o comunque di sinistra, Galante Garrone espelleva dalla resistenza Sogno e con lui la maggioranza dei partigiani. Sogno inizia il suo volume Guerra senza bandiera ricordando proprio le ragioni di fondo della sua partecipazione alla lotta partigiana. Cito: non ho partecipato alla resistenza per rinnovare le strutture sociali della società italiana, né per combattere una lotta di classe, né per abolire o conservare privilegi, né per far trionfare un determinato programma politico. Ho partecipato alla resistenza per motivi di giustizia, ma non di giustizia sociale, per motivi di libertà e dignità umana, ma non per vedere realizzate alcune piuttosto che altre forme di organizzazione economica. Sogno era monarchico, liberale e anticomunista. 3 qualifiche che hanno favorito, come per altri,
penso a Enrico Martini Mauri, la rimozione del panteone resistenziale. E certo nel suo caso questa rimozione fu ancora più forte a causa delle vicende del cosiddetto golpe bianco degli anni 70, delle quali qui non intendo trattare. Senza dubbio monarchico liberale, monarchico proprio perché credeva nei valori della resistenza, ma lontano da atteggiamenti cortigiani. Di guarnigione a Nizza col suo reggimento, che era appunto Nizza Cavalleria, coincidenza, la conoscenza della persecuzione degli ebrei rafforzò il suo interesse. E nell'aprile 1943, insieme ad una ventina di amici, indirizzò un appello al re per invitarlo a por fine al regime. Espostosi con dichiarazioni antifasciste, fu arrestato in attesa di processo. Processo che non ebbe luogo perché sopravvenne appunto la caduta del regime. Prima di partire per la sua attività clandestina al nord, incontrò il principe ereditario Umberto. Durante la campagna elettorale, nei giorni convulsi e successivi al referendum istituzionale del giorno 1946, fu tra i consiglieri più vicini al re, invitandolo a resistere alla forzatura del governo e firmando poi il ricorso alla Corte di Cassazione sulla questione dell'interpretazione del quorum. Tralascio la sua attività politica successiva, fu membro della Consulta, alla sua morte, come ho detto, ebbe gli onori militari prescritti per le medaglie d'oro, ma l'orazione funebre nella chiesa della Gran Madre di Dio fu tenuta da Amedeo di Savoia, Duca d'Aosta. Liberale, rappresentò il partito negli organi dirigenti della Resistenza e alla Consulta Nazionale. Fu firmatario, tra l'altro, con Luigi Einaudi, della mozione per schierare il partito a favore della monarchia. Ritornò nelle file del Partito Liberale appunto negli anni 70. Anticomunista, tanto da partire volontario nel campo nazionalista nella guerra civile spagnola, perché era una guerra per l'Occidente, sosteneva, che rischiava di essere preso alle spalle dall'Unione Sovietica. Ed era una guerra per la restaurazione della monarchia. L'acceso anticomunismo lo portò negli anni 70 ad impegnarsi appunto per impedire con ogni mezzo la loro conquista del potere. Lui si ispirava a Benedetto Croce, per il quale le decisioni della maggioranza, che peraltro i comunisti mai raggiunsero, andavano accettate se non ledevano il principio della libertà. E si ispirava anche al motto giacobino nessuna libertà per i nemici della libertà. Per certi aspetti l'aristocratico sogno era un po' giacobino. L'organizzazione Franchi, costituita nell'aprile 1944, guidata da Sogno, non fu una banda partigiana del tipo di delle altre descritte nel volume, le Fiamme Verdi, l'Eosoppo, la Resistenza Vicentina e così via. Fu una banda partigiana del tipo, nella struttura, rispecchiava le reti clandestine del maquis francese che operavano cospirativamente nel territorio controllato dalle forze armate occupanti, piuttosto che nei sacchi di pianura o nelle zone alpine controllate dalle forze insurrezionali. Da una base di 70 persone arrivò a contarne circa 770-800, tra collaboratori, fiancheggiatori, organizzatori e simpatizzanti. All'attività iniziale di organizzazione dei campi di lancio per gli averi rifornimenti degli alleati, alle formazioni partigiane, questa fu l'attività principale della Franchi, si aggiunse subito il sabotaggio, squadre di antidemolizione, il servizio di comunicazione e corrieri agli ordini del Corpo Volontario a Libertà, il servizio informazione, il servizio di sicurezza e controspionaggio e i servizi ausiliari, quali la preparazione di documenti e rifugi. Mi avvio alla conclusione. Sogno svolse anche un compito politico-diplomatico importante perché fece parte della delegazione del Comando Generale del Comitato di Liberazione Nazionale d'Italia del Corpo Volontario della Libertà che andò al nord nel dicembre 1943, era una delegazione di 4 persone, tra cui Sogno, c'era Pizzoni, c'era Paietta
che appunto per firmare l'accordo con il comandante supremo alleato del Mediterraneo, il generale Matthew Lewis. In conclusione, Sogno fu uno dei massimi protagonisti della resistenza, nella quale ebbe molti ruoli, attività militare sul campo, rappresentanza politica e diplomazia con gli alleati. Una figura dunque poliedrica per certi versi di altri tempi. Un gentiluomo del vecchio Piemonte che traversò da attore di primo piano un secolo che dello stile dell'ancien regime aveva poco. Se vi fossero stati più personaggi come Sogno, i Savoia avrebbero avuto migliori chance di conservare il trono. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie professor De Leonardis, è davvero per noi musica per le nostre orecchie, nel senso che ricordare nuovamente una figura, un gigante come Edgardo Sogno, credo che sia importantissimo. Io personalmente, dopo i vari eventi che abbiamo organizzato per ricordare, credo di aver recuperato quasi tutti i volumi di Edgardo Sogno. Lei ha citati alcuni, ma insomma, Fuga da Brindisi, La grande utopia, è stato pubblicato all'epoca una raccolta di saggi organizzata dal frutto di un convegno organizzato al Centro Studio Mario Brosio che si chiamava Liberalismo Liberista Vincente, A Pietra la Polvere, La Seconda Repubblica, La Franchi, pubblicata dal Molino, il libro su De Gaulle e quant'altro, perché oltre che essere un liberale era anche un liberista, cosa che in questo paese bisogna aggiungere, perché come dire, ci sono anche quelli che pensano che le due cose non possano essere, non dico equivalenti, ma quasi. Quindi credo che sia importante aver ricordato una figura come questa, e ci ha ricordato anche una cosa, le confesso, cerco anch'io di, nel mio piccolo, insomma, di riflettere su le banalissime riforme liberali per aumentare la libertà di scelta. Fino a quando l'ha citato lei, non sapevo neanche lontanamente che fosse impossibile iscriversi a due corsi di laurea. Questa cosa non ha alcuna motivazione logica, non credo che ne abbia neanche giuridica, l'ho scoperto questa sera e ne sono allibito, perché qualcuno mi dovrebbe spiegare del perché uno, se ha voglia di riuscire a iscriversi a due, a tre o a cinque. Le posso dire una piccola cosa? Un mio studente ha completato il corso di laurea magistrale in giurisprudenza, ha finito tutti gli esami, aveva pronta la tesi in 4 anni, cioè non 5. Ha dovuto ricorrere al TAR e poi al Consiglio di Stato per potersi laureare in anticipo. Evito ogni commento perché potrei essere sgradevole. Allora, grazie per questo ricordo. Prima di passare la parola a Eugenio Capozzi, credo che sia importante citare questo capoverso che ci spiega ancora, ci inquadra ancora meglio. È dall'introduzione di Piffer. La storia prima che la storiografia si è incaricata di archiviare l'impostazione marxista a lungo predominante nella storiografia resistenziale. Ma la lettura iperpoliticizzata della storia della resistenza che ha imperversato per decenni ha avuto un costo che va ben al di là della sottovalutazione del contributo delle formazioni autonome. Questa lettura non aveva infatti alcuna possibilità di dar vita a una narrazione collettiva nella quale l'intero paese potesse identificarsi, e così è stato. A 75 anni, l'anno scorso siamo a 76, il libro pubblicato nel 2020, di distanza dalla fine della guerra, la memoria della resistenza non solo resta un fattore profondamente divisivo all'interno del paese, ma mostra sempre meno capacità di suscitare interesse nelle nuove generazioni. La riscoperta della resistenza autonoma giunge quindi in un momento di generale stanchezza della storiografia, e da una parte ha ormai del tutto abbandonato vecchi schemi interpretativi, ma dall'altra pare insicura sulla direzione da prendere per leggere quello che resta un periodo cruciale della storia recente. Questo è uno dei tanti motivi per cui questo volume, frutto di un convegno di studi, è fondamentale. Professor Capozzi, a lei. Grazie. Questo volume è un volume poderoso e pienissimo di dati e che veramente rappresenta un punto di riferimento per chiunque da oggi in poi voglia avere un quadro della resistenza che non sia stereotipato. E ha ragione Piffer a dire che giunge in un momento di stanchezza della ricerca sulla resistenza, perché si è esaurito un certo modo di studiare la resistenza incasellando, diciamo così, la resistenza all'interno di categorie ideologiche iperpoliticistiche, e finora non c'era stato un coordinamento tra le tante energie che stanno indirizzando la ricerca sulla resistenza in una direzione più ricca, più articolata, che è quella di vederne delle
diramazioni culturali, organizzative e anche, diciamo, di tipo politico e civile più meno scontate di quello che finora si era fatto. Ecco, questo libro ha il merito di raccogliere queste energie, di farne una sintesi, di metterle a confronto, e ne viene fuori un quadro che per me, che mi sono occupato, che ho l'onore di contribuire in minimissima parte a questo volume e che mi sono occupato di resistenza poco complessivamente nella mia carriera di studioso, è un grande incentivo ad approfondire molti aspetti ed è un grande conforto, perché ci vedo l'inizio di qualcosa di molto importante. Per molti è la prosecuzione di un cammino, ma visto complessivamente è l'inizio di qualcosa di molto importante, cioè proprio di quel processo di riannodamento, scusatemi la parola brutta, non me ne viene una migliore, della storia della guerra di resistenza alla società italiana nel suo complesso, che è esattamente quello che Piffer lamenta che non c'è stato con la vulgata resistenziale, ecco, per tornare appunto alla definizione benemerita di De Felice. E cosa viene fuori da questo libro? Viene fuori che le formazioni autonome sono qualcosa di molto vario, ma che possono essere accomunate da questa esigenza appunto di non ideologizzazione. Possono essere accomunate da questa voglia di non ridurre la guerra di liberazione a una guerra ideologica. Anzi, si potrebbe dire che non c'è neanche una contrapposizione nel senso un'anti-ideologia che poi è una forma di ideologia. No, c'è molto di più. C'è la semplice, in certi casi spontanea, identificazione della guerra di resistenza con il patriottismo, con l'appartenenza nazionale. Questo è un dato che da questo volume, che riunisce tanti frammenti di appunto di ricerche che già erano in corso, viene fuori con una chiarezza abbagliante. Cioè noi abbiamo, ha ragione il professor De Leonardis quando dice la vulgata resistenziale del, diciamo, di sinistra più o meno più o meno allineata sulla propaganda comunista e poi post o comunista azionista, ha sempre gonfiato un po', diciamo, no? La rilevanza della resistenza delle formazioni Garibaldi. Ma non è solo questo, c'è ancora di più. Noi possiamo dire, a partire da questo libro, che una parte consistente, probabilmente determinante, della guerra di resistenza è stata un moto patriottico, un moto di effettiva rinascita nazionale e di fedeltà alla nazione e di identificazione tra patria e libertà. Questo è un fatto molto importante, molto significativo. All'interno di questo noi possiamo notare alcune cose. Innanzitutto, sempre più viene fuori l'importanza dell'aspetto militare della resistenza, cioè l'intreccio tra molti reparti dell'esercito, qualcosa già conoscevamo, la Brigata Maiella naturalmente, ma tanti altri reparti che hanno poi combattuto. Ma ricostruendo queste storie, viene fuori con sempre maggiore chiarezza come una spina dorsale della resistenza è fatta di militari che hanno visto il passaggio alla resistenza come una continuazione della loro opera di servitori della patria. E quindi siamo a un livello non anti-ideologico, ma pre-ideologico, non ideologico e patriottico. Mentre finora meritoriamente negli ultimi decenni è venuta fuori la resistenza liberale, la resistenza cattolica, qui viene fuori la resistenza patriottica che ha nei reparti dell'esercito e
nei soldati che continuano a fare i soldati da partigiani un elemento determinante non solo a livello fattuale ma anche a livello culturale. Ecco, il mio piccolo contributo dedicato alla divisione Valtoce e alla figura di Alfredo Di Dio. Di Dio si sente sempre un soldato. Quando dice la vita per l'Italia e quando non sopporta che ci siano all'interno della Repubblica Ossolana dibattiti di partito, non è perché lui è un qualunquista, appunto, ante litteram, è perché semplicemente dice noi stiamo facendo una guerra patriottica. Adesso abbiamo identificato quali sono i nostri nemici e giustamente dice Galli della Loggia nel suo bel saggio che poi di cui poi fra poco citerò un pezzetto che questo era un elemento decisivo, sarebbe stato l'affermazione di questo principio, il riconoscimento di questo principio, un elemento decisivo per non far apparire la resistenza come una guerra fratricida. Perché molto semplicemente ci sarebbe stata la differenza tra patrioti e non patrioti. Invece è successo qualcos'altro, come sappiamo, e lo diremo fra qualche minuto, cosa propriamente è successo e cosa questo libro ci aiuta a vedere meglio. Dicevo, viene fuori la dimensione militare, la dimensione patriottica, la dimensione monarchica, Dio, patria, re, libertà. E la dimensione della fede religiosa che si esprime a vari livelli, la fede di alcuni soldati che appunto identificano Dio, patria e libertà, come Di Dio è un caso, come tanti altri, Teresio Livelli e delle Fiamme Verdi, ma in tanti altri casi noi ritroviamo nella Brigata Soppo, o di cui il saggio che è contenuto nel libro, i due saggi che sono contenuti nel libro dedicati alla Brigata Soppo, quello di Del Din, Marzona e Tacoli e quello di Andreuzzi, quello di Verardo e quello di Andreuzzi ci danno anche una lettura molto dialettica, molto problematica, ma non è solo a questo livello che conta, diciamo, la fede religiosa, ma anche molto più, ancora più concretamente, per l'impegno dei religiosi, per l'impegno dei preti, per l'impegno delle parrocchie, delle associazioni del laicato, che è alla base della formazione di alcune formazioni militari resistenziali e alla base della rete di supporto alla guerra partigiana in moltissime parti del territorio centro-settentrionale. E il saggio di Canavero è così come il saggio di Roberto Tirelli sui preti nella resistenza friulana ci danno davvero un quadro molto vivido e molto efficace di quella che è l'importanza di questa rete del mondo cattolico nelle sue varie espressioni. E questo ci porta ad un altro punto importantissimo che questo libro ci aiuta a focalizzare, l'aspetto della resistenza civile, termine che è stato molto spesso usato in senso riduttivo. Qui noi non è che dobbiamo pensare che la resistenza civile è fatta solo di quelli che nascondono i ribelli o che danno un supporto logistico ai partigiani. La resistenza civile è qualcosa di molto variegato, è fatta di cultura che sta alla base poi dell'impegno resistenziale e dell'impegno militare, è fatta di reti di relazioni, è fatta di una presenza delle classi produttive, della borghesia, che ci mostra molto bene il saggio di Rossella Pace, che appunto non parla specificamente di Edgardo Sogno, ma della rete che intorno all'organizzazione Franchi si va a costituire e che è una rete in cui entrano le famiglie della borghesia italiana di varie regioni, soprattutto Piemonte, Lombardia e Liguria, e che non è che fa semplicemente supporto logistico, dà linfa culturalmente alla guerra partigiana e non a caso poi la presenza femminile assume un'importanza notevole all'interno di questo
di questa rete, perché le donne erano eredi di una continuità con l'elite dell'epoca liberale, che si esprime proprio in quell'antifascismo dei salotti, spesso nominato spregiativamente, ma che invece è quello che consente alle nuove generazioni, a quei giovani, ai ventenni degli anni 40, di dare un senso al proprio impegno. Non si va a fare il partigiano a rischiare la vita semplicemente per un puro atto morale senza fondamento. No, dietro c'è una cultura, c'è una rete di relazioni sociali, e questo appunto dal saggio della pace viene fuori in maniera molto molto importante, anche quando si fece delle figure femminili che di quei salotti erano state le eredi e poi indirizzano il lavoro di coordinamento delle reti resistenziali. E quindi anche il problema della continuità tra antifascismo e resistenza va rivisto, perché se vediamo la resistenza in questo modo, come una rete capillare nella società italiana, come un fenomeno sociale prima che un fenomeno politico, come un fenomeno di appartenenza e di identità nazionale prima che come un fenomeno militare e politico, allora capiamo che c'è un testimone che passa dall'antifascismo prefascista alla resistenza. In questo senso la cultura liberale ha un peso molto più importante di quello che la storiografia finora le ha assegnato, e di quello che poi i numeri, diciamo, astrattamente contati, diciamo, dei combattenti e delle formazioni militari farebbero supporre. Quindi resistenza non ideologica, resistenza capillare, resistenza sociale, resistenza patriottica, resistenza civile in senso ampio. E su questa resistenza a un certo punto viene paracadutata un'altra resistenza, che è quella dei partiti politici, che è quella dei CLN. Fenomeno che in parte è fisiologico, è un fenomeno di, come dire, messa in ordine, di coordinamento che in qualche modo si impone e che passa attraverso i partiti politici, ma che molto spesso, anzi, si viene, se questo è il cuore del fenomeno resistenziale, non spontaneo ma capillare, perché non spontaneistico ma spontaneo, potremmo dire, la rete del CLN è un ingabbiamento di tutto questo. È un ingabbiamento che lo impoverisce, è un ingabbiamento che è la premessa di quella che poi nella vita del dopoguerra diventerà quella che è stata chiamata dal mio amato Giuseppe Maranini la partitocrazia. Ecco, comincia allora la partitocrazia, comincia con questa sovrapposizione, con questo ingabbiamento. Quindi non è soltanto il problema della ideologizzazione da parte della sinistra. Prima ancora, il problema della partitizzazione artificiosa di ciò che non era partitico, di ciò che non era ideologico, da tutti i punti di vista e da tutte le visuali, la lottizzazione della resistenza. Chi ha letto quel bellissimo libro, che quel grandissimo affresco della vita italiana di questi anni durante la guerra, che è Il cavallo rosso di Eugenio Corti, ricorderà sicuramente il momento in cui nella Nomana, che poi ebbe Sana, no? il paese della Brianza, da cui poi partono i ragazzi per andare in Russia e alcuni poi vanno a fare la resistenza in Valdossola, peraltro. Eccolo qui, ce l'abbiamo entrambi, vedi? Io sono qui. Ecco, ricorderà che c'è quel momento di disordine in cui arriva il CLN nel paesino e il farmacista del paese si riscopre esponente della Democrazia Cristiana capo del CLN locale. Allora fanno queste assemblee in cui ognuno tira l'acqua al suo mulino, ognuno vuole la sua parte, si devono spartire le armi, si devono spartire i fornimenti, si devono spartire le cariche, e comincia, è veramente questa, quelle pagine bellissime tra tragedia e farsa, perché poi ci sono le esecuzioni sommarie, ci sono gli aguzzini di Salò che vengono a prendere
le persone le fanno sparire, ci sono i comunisti che arrivano minacciosi, armati, mentre gli altri le armi non ce le hanno, però è veramente una specie di prologo alla degenerazione della democrazia del dopoguerra in partitocrazia. Quindi da questo punto di vista è molto importante. Perché succede questo? Secondo me Galli della Loggia ce lo dice molto bene nelle pagine del suo saggio iniziale, quando dice: le formazioni autonome esprimono la decisione di non accettare lo stato di cose ora detto, cioè appunto l'ideologizzazione, la manipolazione retorica della resistenza, eccetera. La volontà di non operare alcuna rottura, non tanto nei confronti del legame dinastico come tale, della casa regnante, quanto nei confronti di una continuità in cui si riassume la continuità dello Stato inteso come collettività nazionale. Se ha da esserci una guerra dell'Italia contro i tedeschi e i loro alleati fascisti, e questo è il sentimento di fondo che le anima, allora questa guerra ha da essere guerra di italiani, non di alcune loro frazioni sotto questa o quella sigla particolare. È un punto di vista che di certo prescinde in una misura drammaticamente ingenua dal contesto, ma che di fatto anticipa un problema destinato a porsi con forza negli anni della Repubblica: come far diventare patrimonio di tutti qualcosa che è nata e, nonostante alcune finzioni giuridiche, ha voluto mantenersi fino alla fine come cosa di alcune parti. Mi pare indubbio, viceversa, che se mai fosse potuto accadere che l'esperienza delle formazioni autonome diventasse il paradigma della resistenza nel suo complesso, ciò, unitamente alla forte presenza nelle sue fila di militari provenienti da tutte le regioni d'Italia, avrebbe costituito senza dubbio una potenziale premessa perché, contrariamente a quanto invece accadde, la lotta stessa, pur contro gli italiani fascisti e il governo di Salò, non venisse percepita come una guerra civile. Ma perché ciò avvenisse, sarebbe stata necessaria alle formazioni autonome una guida centrale di carattere politico-militare, che si rendesse conto innanzitutto del tipo particolare di guerra che si trattava di combattere. Ecco, cosa mancava a questa resistenza nazionale, patriottica, capillare, di appartenenza, identitaria? Mancava la leadership politica. Chi avrebbe dovuto esercitare questa leadership politica? Secondo Galli della Loggia, l'unico che poteva farlo era il re. L'unica autorità che poteva rappresentare la sintesi di questo fenomeno e farlo diventare guerra di popolo patriottica era la corona. E per motivi complessi, senza dare condanne sommarie, di fatto questo non avviene. E quindi potremmo dire che in questo senso Galli, in questo saggio, riprende alcune sue argomentazioni a distanza di tanto tempo di quel famoso e tanto contestato libro degli anni 90, La morte della patria, e il venire meno della coesione intorno alla corona, che danneggia fortemente questa resistenza come continuità, come appartenenza nazionale, e che pone le premesse perché la resistenza diventasse invece il patrimonio avvocato a sé da una parte contro il resto. E io aggiungerei, e chiudo, che questo fenomeno di scollamento, di mancata sintesi, di mancata leadership, che impedisce alle formazioni autonome di essere veramente il cuore simbolico e culturale della resistenza e anche politico, e che fa sì che i partiti la sequestrino, tra virgolette, soprattutto alcuni, è anche alla base del fatto che molti di quegli esponenti della società civile che hanno partecipato generosamente alla resistenza patriottica dopo si tirano fuori dalla vita politica del dopoguerra e tornano a fare le loro professioni. Il caso di Leoni, da questo punto di vista, a cui viene dedicato quello splendido saggio finale di Piffere, e Leoni, come giustamente ricordava Lorenzo, c'è tanto caro come studioso, e poco ne sapevamo, qualcosa sapevamo del suo impegno nella Air Force e delle sue missioni spericolate e condotte con un sangue freddo incredibile, ma sapevamo anche che lui non aveva mai voluto parlare in vita di quello che aveva fatto durante la guerra, e che dopo la sua prematura
e tragica scomparsa, per tanto tempo è rimasto soltanto un eco flebile di questo. Per fortuna gli eredi hanno lasciato i documenti all'Istituto per la storia dell'esistenza, mi pare di Torino, ma non mi vorrei sbagliare, e su questo poi, adesso, su questa base, anche grazie al saggio di Piffer, sappiamo l'entità di questo impegno di Leoni. Ma sappiamo anche, ci resta comunque negli occhi questa figura di uomo che passa dalla vita accademica a quella militare resistenziale, vissuta come un tutt'uno, soldato italiano che volle essere sempre considerato un ufficiale dell'esercito italiano in quanto tale, combatte insieme agli alleati nella maniera più rischiosa possibile, e che, terminata la guerra, chiude ogni discorso di continuità col suo impegno resistenziale, torna a fare la vita accademica con un grande impegno che è anche politico-culturale, ma che sicuramente ci fa pensare quanta classe dirigente, anche politica, è mancata dopo la guerra, perché tanti si sono ritirati. Anche il saggio di Rossella Pace e anche il suo libro Partigiani Liberali, di cui parlava prima Lorenzo, mette molto in rilievo come molte di queste esponenti delle grandi famiglie liberali che avevano partecipato alla resistenza civile, e i loro uomini e i loro familiari, eccetera, abbandonano molto semplicemente e tornano alla vita privata, quasi si vergognano di qualcosa che probabilmente vedono come non più consono, almeno nell'accezione che ne è stata data dopo, è quella, diciamo, del farmacista Agazzino, della lottizzazione della resistenza. Non lo vedono più consono a quella che era stata la motivazione del loro impegno. Ecco, su questo io credo questo libro ci fa molto molto riflettere, e, come dicevo, apre tantissime strade di approfondimento che spero saranno intraprese da tanti degli studiosi qui impegnati e da altri. Grazie. Grazie Eugenio, credo che sia stato sottolineato un aspetto importante visto dalla prospettiva dei liberali, i borghesi, gli aristocratici, le donne hanno avuto un ruolo fondamentale nella resistenza di vari aspetti, di supporto logistico, economico, organizzativo, di intermediazione, di rapporto con gli alleati, eccetera, ma non hanno poi deciso, a guerra finita, di proseguire l'impegno politico. No? E questo, vuol dire, è una visione, passatemi l'espressione, negativa, perché ha comportato dopo la resistenza il fatto che ci sia stata una sorta di monopolizzazione politica della vicenda resistenziale. Ribaltandola però, si potrebbe dire che appunto stiamo parlando di persone che tendenzialmente non per ruolo sociale, per impegno economico, per vocazione imprenditoriale, per quant'altro, non hanno mai vissuto come la politica come prospettiva esistenziale totalizzante, ma che, ed è questo invece il valore aggiunto, secondo me molto più importante, quando invece è stata messa in discussione il valore più importante, che è quello della libertà, hanno detto no, io qui devo comunque impegnarmi, perché questo ne va delle sorti del paese, quindi dismetto il mio ruolo di accademico, di professore, di imprenditore, di nobile, di proprietario terriero, di quant'altro, e mi metto in gioco perché appunto con modalità e con finalità patriottiche. Quindi non lo so quale delle due aspetti prevale, ma insomma stiamo parlando di protagonisti assoluti della vicenda resistenziale, ancora troppo poco noti, quindi questo libro ci aiuta a fare chiarezza. Marco Patricelli, credo che insomma, la parte fondamentale si è occupato in questo e in molti altri libri della Brigata Maiella, che poi leggo brevemente dal suo saggio, insomma adesso è in libreria con un altro, e credo che la Brigata Maiella possa essere definita, come dire, di patrioti eroici. Credo di non sbagliare a utilizzare questo aggettivo. Il sostantivo ne sono certo, l'aggettivo credo altrettanto. Ed è paradossale perché il libro che è in libreria adesso invece narra appunto la storia di un partigiano americano col sottotitolo Una storia antieroica della resistenza, in cui ci fa scoprire, io per il momento non ho letto le recensioni, ho visto, insomma, sono attratto dal tema, non l'ho ancora letto, ma insomma questa figura a me totalmente sconosciuta di Renato Berardinucci. Quindi una persona che non era probabilmente, non aveva la finalità di eroico,
mentre la Brigata Maiano lo erano nel loro piccolo. Cito parte del suo contributo e poi gli cedo la parola. Chi erano i maiellini? Sono soldati con l'uniforme britannica e il tesserino del Regio Esercito nel taschino, lo scudetto bianco e azzurro nel profilo innevato della maiella sul braccio e il tricolore al posto delle stellette sul bavero. Non hanno mai voluto giurare fedeltà ai Savoia, perché ritengono il re Vittorio Emanuele III responsabile del disastro nel quale è stata precipitata l'Italia col fascismo, delle leggi razziali e della guerra malamente perduta. Si sono battuti per il riscatto, ma non nel nome della monarchia. Per questo hanno rifiutato le stellette e pure di prendere ordini da ufficiali regi. Anche se i maiellini dicono tutti di essere repubblicani, nei ranghi della brigata non si fa politica. Non c'è commissario politico, non c'è legame col Comitato di Liberazione Nazionale, non c'è nulla che li accomuni a una banda partigiana. L'apartitismo è un carattere distintivo sin dalla fondazione e in ogni caso non poteva essere diversamente perché gli inglesi non avrebbero mai armato una formazione partigiana in quanto politica. I patrioti della Maiella erano stati i primi a sgretolare il muro di diffidenza, di sufficienza e persino di disprezzo che li separava dai vincitori anglosassoni, perché erano stati tra i primi a capire che la libertà può essere donata da altri, ma ha un valore diverso se è conquistata al prezzo di rinunce, sofferenze, privazioni, lacrime e sangue. Avevano scelto la via più difficile perché erano consapevoli che quella era la via giusta. Questo credo che siano due capoversi che inquadrano perfettamente chi erano i maiellini. Cedo la parola a Marco Patriciello, che credo da qui voglia prendere spunto più largo. Grazie, professore. Salve, io rinnovo il mio saluto. E un pensiero va a Tommaso Piffer, lo ringrazio per avermi coinvolto in questo progetto sulle formazioni autonome, che spezza finalmente uno steccato nel quale la storiografia si era rinchiusa, a volte anche volontariamente, seguendo dei percorsi già tracciati che sembravano immutabili. Beh, io, credetemi, ho casualmente sul tavolo, non ho preparato nulla. Questo libro che tutti noi credo che conosciamo, che è considerato un po' uno dei libri indispensabili nella comprensione del movimento resistenziale, è un libro di oltre 600 pagine. In 600 pagine la Brigata Maiella è citata in 5 righe, una volta sola. Ora, a tutti salterà all'occhio l'anomalia di una formazione che arrivò a contare 1500 combattenti inquadrati militarmente, suddivisi in 4 compagnie con mitragliatrici pesanti, mortai e un'unità di commandos, che non trova praticamente spazio nella narrazione biblica della resistenza. Quindi noi abbiamo parlato di formazioni autonome, ma nella storia della Brigata Maiella c'è la sua condanna, perché oltre ad essere una formazione atipica, è un'assoluta anomalia. Ed è un'anomalia che risulta pericolosa nel dopoguerra perché sgretola ab origine il mito fondante della resistenza, cioè quello che è stata chiamata, e qui è stata ricordata dagli illustri relatori, come la vulgata resistenziale. Cioè era esistito un altro modo di fare la resistenza, perché e per come, con delle caratteristiche che sono appunto uniche, ma si può dimenticare un'unità che ha avuto il più lungo ciclo operativo della guerra di liberazione, l'unica che è stata armata dagli alleati e l'unica che ha combattuto fuori del territorio di Costituzione. E quindi è evidente che le cose forse stavano in maniera parzialmente diversa, o perlomeno che quel monolite che era stato costruito dal 45 in poi non era appunto un monolite. La Brigata Maiella nasce e ha nel nome il suo destino, perché si chiama in una prima fase Corpo Volontari della Maiella, nella seconda fase Banda Patrioti della Maiella e nella terza fase assume in parte ciò che è la ricostituzione dell'Esercito Nazionale, che è gruppo, come gruppi di combattimento, Patrioti della Maiella. La parola partigiano non appare mai, non è una mera questione linguistica, perché in questo caso identifica esattamente un qualcosa di diverso da ciò che si ritiene la regola generale. I maiellini dipendono dal punto di vista amministrativo dal ricostituito Regio Esercito, dapprima nella 209 e poi nella 228esima divisione di fanteria, ma portano un'uniforme britannica, non potrebbe essere altrimenti, alla quale hanno aggiunto un segno distintivo che verrà peraltro depositato anche in Svizzera, cioè il nastrino tricolore al bavero. Ma la Brigata Maiella è una
È una formazione apolitica? No. È una formazione partitica? Sì. Il suo fondatore è l'avvocato socialista Ettore Troilo, è un socialista della prima ora, un perseguitato dal fascismo, è uno che crede nelle proprie idee. Ha un'esperienza di guerra nella Prima Guerra Mondiale, dove è stato sottufficiale, è un avvocato, è stato in contatto con Turati, con Matteotti, quindi ha una formazione politica in senso stretto. Il suo comandante operativo però è Domenico Troilo, un ufficiale della Regia Aeronautica che ha esperienze di combattimento, che imbraccia il mitra per reazione a ciò che accade nell'Abruzzo del 43, che è il vetrino di incubazione di tutti i mali della guerra in Italia, e diventa anche il prototipo di quelle che sono gli eccidi di massa, che sono la distruzione sistematica delle strutture e delle infrastrutture, del terrore nelle popolazioni civili, della spoliazione sistematica, che poi si dipanerà lungo il territorio nazionale con la risalita degli eserciti alleati e con la stretta delle truppe nazifasciste nel nord Italia. Ci possiamo aspettare noi una consapevolezza politica dei volontari che firmano un impegno morale sulla parola con un lapis su un foglio di carta in cui si mettono al servizio degli inglesi per liberare i loro paesi? Ecco l'altro equivoco, che poi è quella che rientra nella visione che diede Giorgio Bocca nella liquidazione di ciò che è stata la resistenza nel centro-sud Italia, cioè la difesa della roba. Ma certo che questo è un dato, è un fattore innegabile. Diceva Domenico Troilo, il vice comandante della Brigata Maiella, non ci vuole coraggio ad opporsi a chi viene in casa tua, ruba, violenta, uccide. Ci vuole la dignità. E chi è più conservatore, quindi resistente, del contadino del Montanaro? La Brigata Maiella non nasce in una città, non nasce in un humus di intellettuali, nasce nei paesi di montagna. In paesi di montagna, chi conosce l'Appennino abruzzese sa bene che l'immagine dell'Italia non era quella erronea dei soldati dell'Ottava Armata Britannica, che avevano i dati meteo, pensate, l'Ottava Armata risale l'Italia sulla costa orientale con i dati meteo della costa, ignorando totalmente che al centro dell'Italia c'erano gli Appennini e d'inverno si raggiungevano delle temperature che ricordavano paesi molto più lontani e molto più a nord. Non è un caso che l'Abruzzo poi nella cinematografia del dopoguerra sia stato spesso adoperato come scenario per ricostruire la campagna di Russia, ricordiamo il grande film Uomini e Lupi, quindi parliamo di una natura selvaggia che era stata studiata già dal 42 dai cartografi tedeschi come ipotetico campo di battaglia. Questo è un particolare che pochi conoscono. Nel 42 degli ufficiali della Wehrmacht arrivarono in Abruzzo e compirono dei rilievi sul territorio che ritenevano particolarmente interessante per un eventuale scenario difensivo. Nel 42 era difficile poter ipotizzare che la Germania potesse perdere la guerra, era possibile, ma in quel momento non ancora probabile. E infatti la conformazione del terreno si prestava perfettamente a una tattica difensiva che poi sarà portata alle estreme conseguenze da Kesselring, tant'è che l'Abruzzo sarà fronte per ben 9 mesi, spaccato in due dalla linea Gustav, sfruttando ogni possibile risorsa naturale, ed era ovvio che in un territorio del genere, in queste condizioni, con spogliazioni, stragi e ogni forma di violenza, nascesse la resistenza. Ma la resistenza nel senso più lato, forse anche più completo del termine, e che questa resistenza potesse essere fatta coagulare in quella esperienza che è stata unica, appunto quella della Brigata Maiella, cioè italiani che si offrono agli inglesi per aiutarli a liberare i paesi, per salvare i paesi dalla distruzione. E a volte ci riescono, a volte no. Ma loro si battono, vogliono combattere, si procurano le armi e gli inglesi lasciano fare per la prima volta. Quando l'Abruzzo sarà liberato nel giugno del 44, si verifica l'ennesima anomalia. Cioè tutti aspettano che i patrioti del corpo volontario della Maiella tornino alle loro case. Ma c'erano da considerare un aspetto oggettivo e un aspetto soggettivo. L'aspetto oggettivo era che molti di loro le case non le avevano più, erano state distrutte. Nel 1944 gli inglesi realizzeranno un documentario di propaganda
il cui titolo, e vi invito anche a cercarlo perché a volte riesce fuori anche nelle ricerche su YouTube, Abruzzo devastato, cioè l'Abruzzo è l'emblema della ferocia della guerra sul fronte italiano. Sono immagini molto chiare, quindi non hanno le case, ma poi avviene qualcosa, e adesso io lascio che chiunque possa mettere un aggettivo ad altro, cioè questi volontari non si sciolgono, decidono di continuare a combattere, ma con gli inglesi non possono stare. Chi salva la situazione e salva quell'esperienza che era lì lì per morire? L'esercito polacco, che si è dissanguato a Monte Cassino, che non può ricevere rinforzi e che ha un disperato bisogno di uomini non solo che vogliono combattere, ma che hanno dimostrato di saper combattere. E i volontari abruzzesi crescono di numero in un frangente storico in cui si rifugge la chiamata alle armi. Cioè ci sono volontari che si arruolano sulla parola per combattere nella Brigata Maiella, mentre non vogliono fuggire e non vogliono combattere nel Regio Esercito. Guardate, ci sono oggi questi episodi fanno anche sorridere. Sono stati dei maiellini che dopo aver risalito l'Italia dall'Abruzzo fino ad Asiago, alla fine della guerra, pur avendo un ruolino militare, un libretto militare o altro, dovettero fare il servizio militare, perché a volte non vennero riconosciuti né le campagne fatte, che pure apparivano documentalmente, siamo al paradosso, e soprattutto accadde una cosa che era già accaduta in passato in Italia con i garibaldini, con le camicie rosse, per cui gli stessi gradi che il Regio Esercito riconosceva sul tesserino, poi non vengono riconosciuti, in alcuni casi vengono scalati di uno, quindi capitani che tornavano a fare i tenenti, tenenti che diventavano sottotenenti. Strano per un reparto che si era battuto nel nome della Repubblica, eppure era stato proprio il luogotenente del regno Umberto di Savoia che aveva letto, perché era i maiellini erano stati citati sui bollettini ufficiali dell'Ottava Armata, aveva letto di questo strano corpo autonomo, adesso possiamo mettere tutte le etichette che vogliamo, io preferisco sempre l'anomalia nella storia della resistenza o la tipicità, che decide di decorare la bandiera di guerra che la brigata possiede già dal gennaio del 1944 di medaglia d'oro al valor militare. E lì esplode lo scandalo, è uno scandalo molto italiano, perché qualcuno si accorge che quella è la prima decorazione al valore della guerra di liberazione e non può essere concessa a una formazione che è fuori della narrazione, soprattutto una formazione che è fuori dell'esercito ricostituito, di uno Stato che cerca di ridarsi un'identità, di darsi un ruolo e di darsi soprattutto una credibilità che ha perso con la fuga di Pescara e quindi di Ortona il 9 settembre del 43. Io ho sentito parlare della Brigata Maiella 20 anni fa casualmente a Cracovia da un ex ufficiale dell'esercito polacco. Consentite questo piccolo inciso, all'estero molto spesso per far capire qual è la mia città di provenienza, Pescara, devo dire prendete Roma, andate completamente verso il mare ad est e lì c'è Pescara. Invece quando dissi Pescara, questo ufficiale che peraltro è uno scienziato di fama internazionale, il professor Wojciech Narewski, se voi prendete una cartina dell'Antartide e digitate Narewski Point, è lui. Quindi ha avuto dedicato un pezzo di Antartide in vita per i suoi studi. E lui mi disse, ah, l'Abruzzo è la terra dei nostri fratelli d'armi. Mi saluti caramente il comandante Domenico Troilo. Beh, sentirsi dire queste cose a 2000 km da casa, quando poi tornando a casa la maggior parte delle persone ignora persino che sia esistita una Brigata Maiella, è una cosa che fa effetto. Ma perché la Brigata Maiella è rimasta fuori non solo dal libro di Roberto Battaglia, ma è rimasta fuori dalla narrazione della resistenza italiana? Perché contraddiceva la regola costruita a Topolino, cioè che è resistita un'altra resistenza. A questo dobbiamo aggiungere un altro elemento che aiuta a comprendere. Alla fine della guerra in Abruzzo si attua un perverso meccanismo di rimozione di quella che è stata l'esperienza in guerra. Perché la guerra ha significato bombardamenti, stragi, deportazione, manovalanza forzata, cioè tutto il repertorio degli errori, degli orrori. Paesi che sono scomparsi. Molti maiellini finiranno in Francia, in Belgio, a lavorare nelle miniere. Altri emigreranno negli Stati Uniti, in Australia, in Sud America. Un'emorragia che è di forza lavoro
e della memoria. Uno dei combattenti della Maiella fu un eroe della, e uso non a caso questa parola perché l'ho scansata nella narrazione della Brigata Maiella, ma fu un eroe nella tragedia del Bois du Cazier a Marcinelle. Venne decorato dal re del Belgio perché lui aveva terminato il turno di lavoro e si calò nelle viscere della terra per recuperare i compagni, le cui vittime erano quasi tutti italiani e polacchi, ed gli italiani erano quasi tutti abruzzesi. E c'erano diversi ex maiellini. Erano andati a conquistarsi il pane altrove, dopo che avevano conquistato la libertà per sé e per gli altri. Allora, la vicenda della Brigata Maiella che si chiude ad Asiago nel maggio del 45, 1500 uomini, medaglia d'oro al valor militare alla bandiera concessa dalla Repubblica nel 1963, cioè quasi 20 anni dopo la promessa di Umberto di Savoia. Decorati, medaglie d'argento al valor militare sul campo, i decorati della Brigata Maiella sono tutti sul campo, è una formazione che non ha conosciuto sconfitta militare. Certo, non possiamo neanche lontanamente pensare che la Brigata Maiella abbia vinto la guerra in Italia. È arrivato il momento, dopo 76 anni, di mettere dei punti fermi attorno ai quali far ruotare la ricostruzione storica. La campagna d'Italia è stata vinta dagli alleati, dall'ottava armata sul fronte orientale e dalla quinta armata americana sul fronte occidentale. Basta vedere, d'altronde, il numero dei caduti, basta vedere i cimiteri di guerra. In Abruzzo ci sono due cimiteri di guerra con oltre 5.000 caduti negli scontri su Sangro, sul Moro e Ortona. Non parliamo di cifre lievi. E poi è esistita quell'esperienza che è morale, che è militare, che è di riscatto, che è di contributo alla riconquista della libertà, che però non è una storia ad una voce, ma è un coro polifonico, dove le voci devono essere raccordate tra di loro e contribuire a quella che è all'armonia della memoria condivisa. Finché noi continueremo a nascondere delle voci, o a occultarle, oppure a sminuirle, non ci possiamo stupire che poi quello che accade il 25 di aprile, che è qualcosa di realmente stucchevole, e a tre quarti di secolo dalla fine degli avvenimenti, risulta inspiegabile non solo a noi italiani, ma a un qualsiasi osservatore straniero, perché un popolo che non riesce a far pace con se stesso difficilmente può far pace con la storia. I libri di solito sono lo strumento migliore per riuscire a comprendere ciò che è accaduto. Però io uso una strabusata frase, gli studi vanno fatti senza ira, ma con consapevolezza di ciò che si fa e come lo si fa. Anche perché cantare fuori dal coro è difficile. È difficile, ma è bellissimo. Di solito sono le voci più belle. Quindi ringrazio il professor Patricelli e mi volevo collegare su un paio di cose in attesa. Io cerco di sollecitare Rossella Pace a intervenire, quindi prendo tempo così almeno magari alza la mano, anche perché ci ha concesso una piccola chicca che poi vorrei anche trasmettere. Mi ha colpito molto, che è una cosa che avevo dimenticato, che ha citato il professor Patricelli, Giorgio Bocca, che le definiva come motivazione la difesa della roba, no? Come se questa cosa di per sé fosse un qualcosa di negativo. Cioè, la roba si chiama proprietà privata, cioè, dire, che è una parte, quindi per un liberale è qualcosa di quasi sacro, ma per un uomo è qualcosa che è stato conquistato col frutto del lavoro, del sacrificio proprio, della propria generazione di avi e di contemporanei. Quindi non è propriamente un qualcosa, è l'ennesima dimostrazione di questo approccio, col mi passerete l'espressione, la puzza sotto il naso nei confronti di chi invece è parte produttiva di questo paese, nei confronti di chi invece considera e apprezza solo chi vive esclusivamente nell'impero. Questo, come dire, mi ha colpito. Un'altra cosa che secondo me è emersa poco, e poi magari nel frattempo, piccola parentesi, professor De Leonardis, le porto i saluti, mi ha appena scritto, dell'onorevole Andrea Orsini, che ci segue sempre con interesse, e si ha anche deciso di iscriversi all'Odi Liberale, posso confessarlo, e mi ha detto di salutarla caldamente. Ma una delle cose che nel libro
probabilmente è conosciuta e contata poco, è un altro aspetto che magari su cui vorrei che vi concentraste sul fatto che anche nell'associazione di reduci non esiste il monopolio dell'ANPI, perché esistono anche la Federazione Italiana dei Volontari della Libertà, che peraltro è quella che ha in parte anche contribuito alla realizzazione di questo libro. Anche questa è una cosa completamente quasi rimossa, perlomeno nelle aree dove la federazione non è particolarmente attiva, e quindi quasi come ci fosse una sorta di monopolio da questo punto di vista. Ma anche qui cito sempre, perché secondo me le parole sono sempre importanti di poi pondere e scrivere. La resistenza autonoma rappresentò una componente estremamente significativa del fronte resistenziale dal punto di vista numerico, militare e politico. Fu grazie a uomini come Alfredo Pizzoni, Edgardo Sogni e Raffaele Cadorna che il CLN Alta Italia poté garantirsi la fiducia degli alleati e quindi sostegno militare ed economico, senza il quale la resistenza avrebbe dovuto praticamente chiudere bottega. Altro aspetto che viene completamente dimenticato. In Italia furono le formazioni autonome a vincere la competizione politica per il dopoguerra. Finita la guerra, il paese si dotò di robuste strutture democratiche, mentre le velleità rivoluzionarie della sinistra del CLN si infransero contro la presenza di alleati occidentali, l'opposizione di Stalin e soprattutto l'indisponibilità, anche questo tendiamo sempre a dimenticarlo, l'indisponibilità della maggioranza degli italiani a imbarcarsi in arditi e non meglio precisati progetti di rinnovamento sociale o democrazie progressive. Personalmente celebro ogni anno il 18 aprile 1948, che vuol dire, dove le deghine hanno contribuito a mantenere questo paese dalla parte giusta e nel fronte occidentale. Vittorioso sul piano politico, la resistenza autonoma perse però la guerra della memoria. La narrazione dell'esperienza resistenziale, affermatasi fin da subito dopo la fine del conflitto, rimase infatti accorata al binomio progressisti e conservatori, secondo il quale solo le formazioni politiche e partigiane che puntavano a un complessivo rinnovamento dell'assetto politico e sociale italiano ne avrebbero rappresentato l'anima autentica e ci sarebbe appunto stata una sorta di alta resistenza o non vera resistenza o resistenza tradita. Le formazioni autonome, al contrario, sarebbero appunto state intimamente estranee al moto di rinnovamento che fu l'impronta vera della resistenza e furono per questo espulse da una storia che avevano contribuito in gran parte a scrivere. Le associazioni, e qui veniamo al punto che citavo prima, che rappresentano i reduci delle formazioni autonome, accanto a loro si rivelarono sostanzialmente incapaci di imporre una lettura alternativa che rendesse giustizia al ruolo da loro svolto. A pesare furono in parte la frammentazione di queste realtà del territorio nazionale, in parte la sottovalutazione compiuta dalla cultura moderata in genere dell'importanza del mondo della cultura. Quindi in attesa che Rossella faccia sì prenoti, perché sennò poi la rendo host a sua insaputa in maniera totalmente illiberale, vedi che ha alzato la mano, quindi sono particolarmente contento. Faccio una, anzi la domanda me la tengo da parte e cedo volentieri subito la parola a Rossella Pace, che cerco di rendere membro adesso. Rossella, hai parola e video, se riesci ad attivare, e o condividi tu o condivido io la chicca della foto che mi hai girato via WhatsApp. Quindi Rossella, sei, hai la possibilità, ma intanto facciamo così, in attesa che riesci a collegarti, devi solo attivare, vi faccio vedere questa. Credo che sia un'altra chicca fotografica, insomma, dall'archivio Sogno, Pizzoni, Parri e Sogno nel 1944 a Roma, e quindi questa è una bella foto di uomini liberi e uomini che hanno contribuito a rendere libera, a ritornare libera, a far ritornare libera l'Italia. Questa me l'ha girata Rossella prima, che eccola qua. Ciao Rossella, finalmente ti vediamo e ti sentiamo. Prego, grazie di essere intervenuto. Grazie a voi, io non volevo intervenire, non, grazie per avermi fatto intervenire. Io ho seguito con molto interesse la discussione e mi trovo estremamente d'accordo con il professor Patricelli quando ha detto che ha trovato 4-5 volte menzionata la Brigata Maiella. Io quando ho cominciato a studiare le donne liberali non era citata nessuna, tutt'oggi non è citata nessuna, cioè non sconosciute ai più. È la stessa cosa, a parte Edgardo Sogno, vengono citati pochissimi rappresentanti liberali.
Anche per esempio, ieri c'è stato anche dalle celebrazioni della firma dell'armistizio a Genova da Villa Migone, dove erano presenti due importanti liberali, che erano Giovanni Savoretti e Enrico Martino, di cui non si parla mai, ma erano presenti durante la firma dell'armistizio. Queste sono carte d'archivio, non è che sono mie invenzioni. E ho trovato molto interessante il profilo che ha tracciato il professor De Leonardis di Edgardo Sogno. Veramente complimenti, cioè, non sono certo io che il professore è stato veramente di una. Si vede che ha conosciuto molto bene il personaggio perché lo ha proprio riproposto in modo vivido. Io non ho conosciuto Sogno, ho avuto il piacere e l'onore di conoscerlo attraverso le sue carte, attraverso il suo archivio, perché se non ci fosse stata la disponibilità della famiglia Sogno, per far vedere le carte, perché loro hanno private del padre, forse il mio volume sulle partigiane liberali non avrebbe potuto trovare un finale così, perché sicuramente l'azione delle donne si è svolta principalmente attraverso, come diceva anche il professor Capozzi, con una sorta di resistenza, non con una sorta, era a tutti gli effetti una resistenza civile, ma una resistenza civile che gravitava attorno all'organizzazione Franchi, dove il fulcro era l'organizzazione Franchi. Molte di queste relazioni che mi hanno permesso poi di rintracciare queste donne liberali erano proprio nell'archivio di Sogno, non negli archivi della Resistenza, perché gli archivi della Resistenza li ho visti veramente quasi tutti. Ma quando portano il faldone del Partito Comunista, sono 7-8 faldoni giganteschi, quello del Partito Liberale è sempre. È sempre minuscolo. E gli stessi archivisti, quando sanno uno che cosa studia, in genere accolgono sempre bene lo studioso, poi ti chiedono che cosa studi, quando dici il Partito Liberale perdono subito interesse perché hanno una faccia di circostanza, come dire, vabbè. E quindi è un'altra cosa che sempre il professor De Leonardis diceva nella sua relazione, il ruolo che ha avuto Sogno e Cadorna con gli alleati, ma quello stesso ruolo lo ricoprivano anche le donne liberali, perché ricordiamoci che le donne liberali, proprio per la loro formazione culturale, erano le uniche a parlare inglese. Ad esempio, Cristina Casana, che è una delle resistenti che ho studiato, lei era inviata puntualmente negli incontri con il fratello di Churchill. Quindi hanno ricoperto veramente ruoli molto importanti che secondo me andrebbero quantomeno riconosciuti, perché sono stati fondamentali nell'architettura poi del 25 aprile e della fine della guerra. Grazie. Grazie Rossella. Donne, quindi credo che dovrebbe esserci, come dire, un particolare interesse. Mi ha fatto venire in mente anche la questione della toponomastica femminile, che spesso, come dire, fa venire in mente, si sollecita e si sottolinea il fatto che ci siano poche piazze, vie, eccetera, dedicate a donne, e quindi purtroppo non ce n'è, credo, nessuna dedicata a queste donne, che avevano purtroppo, oltre che essere donne, il difetto di essere liberali, e come hai giustamente detto tu, è un qualcosa che. No, ma poi c'è una contraddizione in termini, perché ad esempio l'Istituto Ferruccio Parri ha fatto un portale sui partigiani italiani, quindi costruito attraverso le benemerenze, le onorificenze che vennero riconosciute ai partigiani. E Virginia Minoletti Guarello, che non compare nel sito dell'ANPI come partigiana, compare in quello dei partigiani italiani, dove le viene riconosciuta appunto la qualifica di partigiana perché cioè era impegnata nella guerra a Genova. Cioè, cioè stesso portale che l'ANPI appoggia.
come fa a non fare il collegamento? Cioè, è assurdo. Sì, assurdo. E qui vengo alla domanda che volevo fare dopo la mia lunga citazione del brano del volume. La domanda è perché? Perché tutto ciò, cioè sono mancati i partiti non comunisti, non socialisti e quindi che non hanno compreso l'importanza di non lasciare il monopolio agli altri? Sono mancati gli intellettuali? Sono mancati i giornalisti? Sono mancati gli accademici? La causa, volevo una risposta se possibile da tutti e tre i nostri relatori, cioè la causa proprio di questa straordinaria lacuna che poi ci trasciniamo nel corso degli anni e se la situazione, come penso, è migliorata, lo stiamo dimostrando già questa sera, e se, anche questo vorrei proprio un episodio da ognuno di voi, quello che nella vostra vita professionale, ma anche nel dibattito pubblico, considerate un punto di svolta, cioè da dove è partita una riscoperta, una rinascita invece di questo aspetto che oggi è sicuramente più noto che 40 anni fa. Quindi, cause, quali sono e il punto di svolta personale e di dibattito pubblico. Comincerei dal professor De Leonardis, così rispettiamo il ruolo dell'inizio. Professore, deve attivare l'audio. In basso a sinistra, attiva audio. Grazie. Io nella mia lunga vita accademica ho vissuto proprio sulla mia pelle queste vicende. Allora, perché c'è un'egemonia culturale dei comunisti e dei compagni di strada? Primo, perché loro questo lo preparavano già nel momento in cui combattevano. Nel senso che scrivevano, tenevano resoconti, eccetera, che altri non tenevano. Secondo, il Partito Comunista ha fatto un'attenta politica di tipo culturale, che altri partiti non hanno fatto. Io ricordo, ero un giovane ai tempi dirigente della Gioventù Liberale e avevo già più o meno in mente di intraprendere la carriera universitaria, ma cito l'episodio senza nessun rancore, sia ben chiaro, solo come esempio e visto che me l'avete chiesto, visto che tanto poi la carriera l'ho fatta lo stesso. E allora io andai dall'allora presidente della Fondazione Einaudi, un gentiluomo liberale piemontese, l'onorevole Badini Confalonieri, e io ero vice segretario nazionale della Gioventù Liberale. E gli dissi: guarda, dico, so che la Fondazione Einaudi dà delle borse di studio, dico, se potesse, insomma, no, la risposta fu no, sostanzialmente. Io la carriera l'ho fatta lo stesso. Poi ricordo che scrissi dei saggi, quando ero già a uno stadio avanzato, li mandai a Badini Confalonieri. E Badini Confalonieri dice: ah, ma bene, sì, mi fa piacere, ma come ha fatto ad avere questo, come ha fatto a sapere questo, come ha fatto a sapere quest'altro. Se io fossi stato un giovane comunista e fossi andato alla Fondazione Gramsci e avessi chiesto e avrebbero verificato se ero una persona capace o non capace, eccetera, la borsa di studio me l'avrebbero data. Purtroppo l'egemonia è arrivata anche in altri paesi. Il professor, non ricordo se il professor Patriceglio o il collega, ha tirato fuori il libro di Roberto Battaglia. Anche qui c'è un episodio sconcertante, lo definisco sconcertante, della mia carriera accademica. Io nel 1979 ebbi una borsa di studio per andare in Inghilterra, una borsa inglese, tra l'altro, della British Ovviamente, Columbia. ovviamente. Proprio la resistenza, ne venne fuori un mio libro e avevo dei contatti con l'Army Historical Branch, l'equivalente del nostro ufficio storico dell'esercito, e chiesi di vedere una serie di fondi archivistici che al Public Record Office erano chiusi. Non me ne fecero vedere nessuno, ma mi diedero dei consigli allucinanti. Uno di questi consigli era: le consigliamo di leggere By Signor Roberto Battaglia, The Story of Italian Resistance,
cioè la traduzione inglese della storia della resistenza italiana di battaglia. Io risposi con una lettera di fuoco dicendo che, primo, ero uno storico serio e quindi ovviamente prima di immergermi negli archivi avevo letto la bibliografia esistente. Secondo, il volume di battaglia pubblicato a metà degli anni 50 era scritto da un comunista militante e non era affatto un volume obiettivo e trattava tra l'altro malissimo gli anglo-americani. Dico, quindi mi stupivo. Purtroppo così è. Così è, così è stato, così continuerà a essere. La situazione è un po' migliorata, è un po' migliorata. Qualche spazietto si apre, ma temo che la questione del 25, tra le varie associazioni, c'è anche l'associazione con la quale io ho collaborato a lungo, l'Associazione Nazionale Combattenti Forze Armate Regolari inquadrate le Forze Armate nella Guerra di Liberazione, cioè quelli che avevano combattuto nel Corpo Italiano di Liberazione, nel primo raggruppamento motorizzato, nei gruppi di combattimento. Ora, questi hanno pubblicato, hanno fatto convegni, eccetera, e questi fecero a suo tempo una petizione, credo ancora al presidente Ciampi, perché venisse riconosciuta l'importanza della data del 2 maggio. Perché noi festeggiamo un falso storico, perché noi diciamo il 25 luglio anniversario della liberazione. È l'anniversario di una cosa precisa, dell'ordine di insurrezione dato alle brigate il giorno dopo. Punto e basta. La per guerra il giorno dopo. Il 2 per maggio 1945. E tutti questi ex combattenti dicevano, ma quelli che se sono morti tra il 25 aprile e ne sono morti, e il 2 maggio, perché cosa sono morti, visto che c'era già stata la liberazione? E allora noi viviamo su una mistificazione faziosa. Uno dei pochissimi vantaggi del Covid è che non abbiamo avuto per 2 anni i cortei del 25 aprile, con quelle scene vergognose che si vedevano tutti gli anni, la brigata ebraica insultata, i politici non di sinistra, il famoso episodio di Letizia Moratti, sindaco di Milano, che cerca di partecipare al corteo del 25 aprile spingendo la carrozzella del padre, che era stato appunto partigiano, credo proprio nella Franchi, e venne fischiata e dovette essere portata via per la sua incolumità. Ecco, per fortuna il Covid ci ha risparmiato per due anni questo. Lo dico senza ironia, poi se qualche zelante procuratore della Repubblica vorrà mandarmi un avviso per vilipendio, non so di che cosa, spero che sia almeno un procuratore che paga le cene e i pranzi. Ecco, no, mi riferisco a una notizia di questi giorni. È passato tra i vari testi che abbiamo presentato, diciamo che abbiamo presentato anche il sistema insieme a Palamara, quindi come dire, tutto torna. Professor Capozzi, stessa domanda, cause, partiti intellettuali, altro, e se c'è stata, perché professor Leonardis mi sembra che sia abbastanza scettico se non pessimista su questo. Minimalista. Ok, se c'è stata è una questione, un punto di svolta personale e nel dibattito pubblico. Ma cause, penso che il brano che ho letto prima dal saggio di Ernesto Galli della Loggia sia molto importante. È mancata la leadership politica. La corona non l'ha svolta per motivi storici vari che sarebbe lungo spiegare, ma che sono evidenti e che culminano poi nel 2 giugno 46, insomma, quello che serve. Non c'è stato neanche però una leadership politica emersa dalla resistenza, come è successo in Francia con De Gaulle. Questo anche oggettivo. Perché i partiti si sono paracadutati e hanno partitocratizzato la resistenza e poi come premessa della democrazia interpretata come partitocrazia? Perché il fascismo
aveva distrutto, sradicato l'eredità liberale e aveva fondato il Partito Stato. I partiti del dopoguerra sono in parte eredi del Partito Stato fascista, anche se sono opposti ad esso. Non è una questione ideologica, è una questione di rapporto tra partito, istituzioni e società. La società che dipende dallo Stato, Stato dipendente, Stato latra, burosaura, è in gran parte una creazione del fascismo che viene continuata nel secondo dopoguerra con altre, in altre forme, nella forma lottizzata, diciamo, della partitocrazia. Questo è un dato che chiaramente ha impedito quello che viene fuori da questo libro, che quello che viene fuori da questo libro, cioè la resistenza come come moto patriottico della società civile, diventasse la premessa per una vita democratica, per la vita democratica del dopoguerra. C'è stato un cambiamento? Questo libro ce lo testimonia, e senz'altro negli ultimi 30 anni l'aria è cambiata, perché si sono indebolite le ideologie, perché si sono indeboliti i partiti, ma noi oggi viviamo in una società altrettanto frammentata di prima, solo che non ci sono neanche più le strutture partitiche a disciplinarla. Ci siamo trovati paradossalmente a rimpiangere la partitocrazia per certi versi. E quindi è molto difficile ricostruire un tessuto unitario, ce ne accorgiamo anche adesso, di fronte a ogni sfida, a ogni emergenza, si moltiplicano le frammentazioni, si moltiplica anche quella frammentazione, quella scissione originaria, cioè tra la società civile e la classe politica, e il fatto che è soprattutto tra la società assistita e statalizzata e burocratizzata, e dall'altra parte la società fatta di quelli che vivono, producono, creano ricchezza. E questa è una scissione molto molto profonda in Italia, molto difficile da superare. Quando si avvierà a soluzione questa scissione, se mai succederà, anche lo iato tra la rappresentazione retorica della resistenza e invece quello che è il patrimonio storico che la resistenza ci consegna, probabilmente sarà colmato. Dico, e lo dico senza partigianeria, perché non sono sospetto di essere, oggi veramente non lo trovo un leader particolarmente come di riferimento, però che sia stato un personaggio importante della vita politica italiana negli ultimi 30 anni è indubbio che sia stato il principale, cioè Silvio Berlusconi nel 2009 ebbe un'intuizione da questo punto di vista importante, quando nella famosa occasione di Onna andò a celebrare il 25 aprile interpretandolo come ricorrenza patriottica. Quel gesto, in cui fu opportunamente consigliato e di cui probabilmente aveva, della cui importanza aveva coscienza, poteva essere l'inizio di quel ponte che colmava lo iato. Purtroppo dopo sappiamo com'è andata la storia. Il giorno dopo è cominciato quella demolizione in cui c'erano tante cose dietro, la crisi del 2008, eccetera, eccetera, della leadership personale di Berlusconi, del suo patrimonio politico, e le cose sono andate come sono andate. È cominciato un altro decennio, un segno completamente diverso in cui certi conflitti si sono aggravati. Ecco, bisognerebbe ripartire da lì. E si ripartirà da lì quando ci sarà un riavvicinamento tra l'Italia che lavora e produce ricchezza e rischia, e l'Italia che è coperta dalla protezione dello Stato e dall'assistenzialismo. Le due cose secondo me sono legate, cioè la retorica sulla resistenza e questa scissione dell'Italia sono legate. Ah, motivazione personale. Ma non lo so, è da quando ho cominciato a studiare la vita politica dell'Italia del dopoguerra e certe figure a cavallo tra fascismo
e democrazia come Maranini, mi sono accorto che c'era una resistenza vera e una resistenza falsa. La resistenza falsa era quella di Calamandrei, per esempio, che diventa, da fascista diventa il più intransigente degli antifascisti praticamente in una notte, e c'era quella vera, appunto, dei militari, dei pizzoni, dei sogno dall'altra parte. Questo, insomma, l'ho imparato nei miei studi e collima anche con la mia, come dire, esperienza civile, ed è il motivo per cui il tema della partitocrazia poi ha giocato tanto nei miei studi. Dunque, la domanda stessa per il professor Patriciello, a cui spero di, come dire, ho per il momento due interpretazioni pessimiste. Mi piace chiudere le serate in maniera ottimista, speriamo, confidiamo in lei. Ci aggiungo una domanda che è intervenuta nella chat di Jacopo Fiore, che chiede come è possibile che fare in modo che tutto ciò finisca anche banalmente nei libri di scuola delle scuole superiori, altro tema che sarebbe amplissimo. Mi chiedete un'impresa impossibile. Innanzitutto, dopo, ho seguito con molta attenzione tutto il dibattito, ma in quest'ultima fase, quello che ha detto il professor De Leonardis, che mi trova totalmente d'accordo, e naturalmente anche il professor Capozzi, le analisi sono precise e perfette. Quindi io mi limiterei a un paio di considerazioni. Una, riprendendo proprio la vicenda di Berlusconi a Donna, che ci sono delle foto che testimoniano che indossò in quell'occasione proprio il fazzoletto della Brigata Maiella. È stata una grande occasione perduta, perché attorno a quella formazione apartitica si sarebbe potuto ricostruire una nuova narrazione della resistenza, cioè andando a raccontare tutte le anime. Così non è stato, ma questo è l'Italia è un paese del tutto particolare, è per questo che risulta molto spesso incomprensibile all'estero. Esiste un paese in Europa che ha conosciuto l'esperienza dell'occupazione, in cui la narrazione dell'occupazione viene appaltata ad un'associazione? Sì. Che agisce in regime di monopolio, e noi sappiamo benissimo, perché purtroppo per noi ci occupiamo di storia, quando non ce l'ha neanche dal punto di vista formale, perché l'ANPI ha subito due profonde scissioni del 47 e 49, sono uscite tutte le formazioni tranne una. Quindi non si comprende perché 76 anni dopo debba avere il monopolio. Ma io non violo nessuna legge, forse potrò violare il bon ton, ma ricordo perfettamente, anche perché questa non è più storia, è solo memoria individuale, nel 2020 il 25 aprile fu vietato a tutti i cittadini tranne all'AMPI. Sto dicendo qualcosa di inventato? Nel 2021 qualcuno di voi ha visto la circolare del Ministero dell'Interno che, con le prescrizioni per la celebrazione del 25 aprile? Allora, vi invito, è facilmente reperibile anche sul web. Leggete la circolare del Ministero degli Interni, che cosa dispone per festeggiare il 25 aprile. Allora, quando si ha una visione settoriale della società italiana, è evidente che il 25 aprile non può essere una festa condivisa. Se non ricordo male, i combattenti reduci potevano anche non essere in qualche modo invitati, ma l'ANPI sì, una cosa di questo tipo. Ecco, perfetto. Benissimo. Così, diciamo benissimo. Le cose bene. Sì, diciamo le cose bene, perché purtroppo è la verità. Io vorrei tanto che fosse una mia invenzione, un mio delirio serale, ma non è così. Io riprendo una frase di Ernesto Galli della Loggia. Noi oggi combattiamo, il termine sembra forte, ma è così, con l'uso politico dell'ignoranza della storia, che ha purtroppo un grande appeal, perché l'ignoranza è un humus dove la pianta della mala conoscenza cresce. Non è un caso che Togliatti, non avendo potuto prendere il potere in Italia dal punto di vista politico, quindi con le elezioni, abbia agito sulla cultura italiana, perché era quello il ventre molle della società che era uscita dalla guerra. Quando Ettore Troilo vince la guerra ma perde la pace perché non comprende quello che sta accadendo e si oppone alla rimozione da parte del ministro Scelba, era l'ultimo prefetto della resistenza rimasto in carica a Milano, Pajetta occupa la prefettura con i partigiani comunisti, con quelle armi che avrebbero dovuto essere riconsegnate 3 anni prima. Credo che ci sia tutto in quell'esperienza. Dopodiché, come se ne esce? Ah, magari, a saperlo.
forse nuotando controcorrente, ma può diventare a sua volta una forma di conformismo. Facendo 100 libri come questo qui. Perfetto. 100, 1000 libri come questo. Posso chiudere con una battuta del mio concittadino Ennio Flaiano, che capì molte cose prima di molti altri. Perché Flaiano 70 anni fa disse che in Italia ci sono due tipi di fascismo. Il fascismo propriamente detto e l'antifascismo, che ha bisogno del fascismo per legittimare se stesso. Non mi avete consentito una chiusura ottimista, e quindi punto per l'ottimismo alla prossima serata. Torneremo a occuparci di classici del pensiero liberale, coinvolgendo tre giovani come relatori. Presenteremo un classico che, insomma, credo che tutti noi conosciamo, On Liberty, quindi sulla libertà, di John Stuart Mill, insieme a Rick Dufer, filosofo, scrittore e divulgatore molto noto tra i ragazzi, fa molti podcast, come dire, anche di approfondimento filosofico, molto giovane. Elisa Serafini, una giovane impegnata in politica, nella diffusione del pensiero liberale, oggi tra le varie cose, oltre che essere presidente del Forum Economia e Innovazione, si occupa della parte di comunicazione dell'Associazione Luca Coscioli e di tante altre cose, oltre ad aver avuto un'esperienza amministrativa al Comune di Genova, liberale doc, e Alessio Cotroneo, credo che non raggiunga i 25 anni, che è presidente e fondatore dell'Istituto Liberale, che sta facendo un lavoro encomiabile sui social per diffondere le idee liberali. Quindi forse ce la provo a mettere io una nota di ottimismo, forse tornare ai classici e star funzionando può aiutare anche a cambiare il clima culturale nel nostro paese, nel nostro piccolo, come dire, ce la mettiamo tutta ogni settimana. Ringrazio davvero gli ospiti, quindi grazie al professor Massimo De Leonardis, che spero di avere nuovamente nostro ospite a Voce Liberale. Grazie a Eugenio Capozzi per il ritorno, e non sarà l'ultimo, lo sai perfettamente, quindi in una veste o nell'altra, insomma, tornerai. E grazie al professor Marco Patricelli, che spero davvero anche lui di poter avere nuovamente a l'audio di Liberale. Grazie davvero e buonanotte a tutti.